un contatto stretto, fisico con la roccia che qui reca incisa la storia del territorio. La sensazione straordinaria di essere sospesi tra terra e cielo e un panorama che spazia dal Lago Maggiore con le isole Borromee a quello di Varese e fino alle Alpi. Sono le vie ferrate di Baveno, quella dei Picassas e la Miccia. I nomi si rifanno all'estrazione del granito rosa che dall'Ottocento caratterizza questi luoghi. I Picassas sono gli scalpellini, la Miccia ricorda l'uso dell'esplosivo in cava. Oggi questi due percorsi sono meta di tanti esperti appassionati che raggiungono la località tranquilla e, seguendo i sentieri M3 ed M3B, in mezz'ora circa arrivano alla partenza delle vie. La ferrata dei Picassas ha un tempo di percorrenza di 2 ore, un dislivello di 320 metri e uno sviluppo di 600. È classificata poco difficile. Occorre subito fare una precisazione: una ferrata non è per tutti. Obbligatorio avere con sé la propria imbracatura, con casco e guanti, il kit da ferrata e saperlo usare nel modo corretto. Occorre avere esperienza di questi percorsi, la capacità di valutare dove si sta andando e la coscienza di essere in grado di superare l'impegno previsto. Se siete alle prime armi, fatevi accompagnare da una guida alpina. Vivrete questa emozionante escursione godendovela fino in fondo e in sicurezza. Il passaggio chiave del percorso, e il più divertente, è su un terrazzino esposto seguito da uno spigolo verticale e in prossimità della cima chi lo desidera può provare il ponte tibetano. Una variante a questa via, ma decisamente più impegnativa, è la ferrata La Miccia, classificata molto difficile. Si percorre in 1 ora e mezza con un dislivello di 167 metri e uno sviluppo di 250. Una volta giunti sulla cima del Monte Camoscio, non dimenticate qualche foto ricordo e di riempire gli occhi di bellezza.